Bentornati nel canale delle Burneo. Avevo fatto il pronostico Fiorentina-Inter di questa sera, ma giocando competizione offline, praticamente la partita inizia, loro si mettono in difesa, e tu se la dai a palla al portiere, praticamente loro non attaccano più. Cioè è passato tutto il primo tempo dove loro non hanno fatto niente e io ho lasciato la palla al portiere 45 minuti. Primo tempo buttato via così. Secondo tempo, come sempre, i miei praticamente fermi, inchiodati, prendono 1-0, pareggio l'1-1 e poi indovinate quando segnano al 92esimo dove Dragoschi della Fiorentina, uscendo, passa la palla a Lukaku che è da solo e tira e segna. Cioè, invece di spazzare, è andato di pugno, la palla prende una traiettoria stranissima. La palla rimbalza praticamente lì per terra e Lukaku che lì l'appoggia in gol, finita la partita 2-1 per l'Inter. Cioè, ditemi voi se è possibile che ci siano i bug anche offline. Cioè, vabbè, comunque non ve l'ho portata, comunque vi ho fatto sapere che in caso dovrebbe vincere l'Inter 2-1. E vi lascio alla mia posizione che sono arrivato ieri match day, non è chissà che roba, sono arrivato 69esimo su 1080, 1090, una cosa così. Vi lascio due partitine. Poi anche lì non riesco a capire. Cioè, se cominci a vincere, io non faccio melina. Però trovi quelli che cominci a vincere. E come vedrete in questo mio video, questo clip video che vi lascio, si fanno tre gol finita la partita. Perché, boh, perché forse hanno ciccato da Matic che stanno perdendo 2-0. Si fanno tre autogol finita la partita. Vabbè. Poi ho trovato uno spagnolo ieri, che adesso non mi ricordo il nome, ma team qualcosa, adesso non mi ricordo, che ha trovato il bug per eccellenza. Cosa ha fatto durante la partita? Non ce l'ho perché mi sono dimenticato di clipparlo. Ma ve la spiego brevemente. Cosa ha fatto? Vabbè, formazione, bla bla bla, calcio d'inizio. Prima di iniziare la partita, era palla sua, mette pausa. 30 secondi. Fa due passaggi. La dà a Messi, tiro gol. Palla al centro, batto, schiaccia pausa di nuovo. 40 altri 20 secondi di pausa. Io gioco e i miei sembrano veramente intorcolati. Arrivo a metà campo, mi ruba la palla, mi ruba la palla, la fa andare fuori perché io gli vado addosso e esce. Rimette pausa, altri 20 secondi di pausa. Batte la rimessa laterale, tintum, palla dentro, Suarez gol 2-0 e due tiri in porta. Nel frattempo, dopo invece, poi lagava, un pochino lagava. Poi ho attaccato un po', ho fatto un po' di tiri in porta, ma il suo portiere non lagava, faceva apposta che quando arrivava in attacco lagava. Non so io come fanno a lagare a comando, questo è un mistero. E dopodiché. Niente, mi ha fatto altri. Praticamente lui ha fatto 4 tiri in porta, mettendo pausa, lasciando 20 secondi in pausa e poi ricominciare la partita, facendo due passaggi mirati, perché ho visto che lui sapeva dove metterla perché i miei non si muovessero. Mirati, 4-0. Io ho fatto tipo. È finita la partita, lui ha fatto 4-4. Poi alla fine io, tra lag e Madonna, comunque ho tirato in porta, ho fatto tipo 7-5. Però mi tocca 4. Ho fatto un gol. 4-1 e lui ha segnato i primi 4 gol nel primo tempo facendo quel trucco là. Boh, voilà. Per fortuna che una partita, perché poi dopo ho giocato contro un altro, ma gli ho dato 8-0 e non ha cioè, gli ho dato 8-0. Stavo vincendo 3-0 primo tempo, al secondo ho fatto il quarto. E poi ho fatto il quinto e dopo lui non ha più giocato e vabbè, ho cazzeggiato, ne ho fatti altri tre così alla cazzo perché lui non giocava più e io, cioè, ascolta, ho infierito ragazzi perché mi sta sul cazzo sta gente così e dopo ieri sera ho giocato con Pep con le cuffie, sia lui che io ho problemi allucinanti per giocare, cioè laggatori, laggatori. PES Lite a manetta, cioè,
20 partite, divisione 12, è impossibile vincere. Cioè, se ti va di culo a pareggi, come gli è andata a Pep, a me mi hanno inculato 3 partite, 2 partite su 2, ho fatto un pareggio e una vittoria, e dopo un altro, no, ho fatto 2 perse, 2 pareggi e una vittoria, mi pare. Sì, perché l'ultima l'ho pareggiata, ma una sofferenza a giocare. I giocatori non si muovono. Se trovi i giocatori della Light, i tuoi non si muovono. Non si muovono. Ma la cosa più stupida che mi fa incazzare la gente, ragazzi, ricordatevi, è che, ok, io gioco da 3 mesi a questo gioco, ho una squadra livellata di giocatori livellati, chi anche livellato al massimo, chi manca pochissimo, e comunque con una forza squadra di 4043, trovi divisione 12. Percentuale di vittoria magari al 93, 4, 55%, la partita è scriptata a loro favore perché devono vincere, perché la divisione bassa e la valutazione alta e poche partite e non c'è verso. I tuoi fanno cagare come se giocassi con delle palle bronzo. Questo la Konami se lo deve mettere in testa. Non esiste che io gioco per 3 mesi e da 582 di valutazione ritorno a 465 perché è una presa per i fondelli. Ok? Lo ripeto anche su questo video: lo ripeto, è una presa per il culo. Che io dopo 3 mesi di gioco e sono quasi a 600 di valutazione esce la Light e mi risparate a 460. Va bene? Solo perché non ero, secondo me loro suddividono i server tra light e normale, ok, funziona così secondo me, io ci ho pensato, se non sei sopra a una certa fascia, ovvero secondo me sopra ai 600-650, cosa fanno? Ti sparano con la light, però per spararti con quelli della light ti devono far scendere di 100 punti valutazione. Vabbè, vi lascio ai filmati di ieri del match day. Ciao ciao. Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera. Nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni. Palla al centro, si butta per un cornere e la palla è entrata. Un grande colpo di testa in tuffo. Gran bel gol, si è tuffato di testa, ha scelto. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Prova a giocarla in profondità. Passaggio filtrante per Luis Suarez. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Occhio, può andare. È tutto solo davanti alla porta. Ecco il tiro. Un sacco alle spalle del portiere. Ne hanno voluto un altro, adesso lo possono gestire con più calma. La Juventus ha effettuato un grande contropiede sotto. Autogol incredibile! Che beffa! E qui anche sfortuna. Può succedere, eh. È entrata! L'ha infilata nella sua rete! E un gol così Fabio è proprio regalato. Chissà, forse ha perso la. E la palla! Piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico.
Dida, cerca il tiro. Attenzione al tiro. E c'è il gol del Barcellona. E arriva così il gol del vantaggio. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Gol sarebbe un disastro. La gioca sulla destra. Buon lancio. Arriva Cristiano Ronaldo. Lungo passaggio in avanti. Ramsey. Non riesce a mantenere il possesso. Calcio di punizione per la Juventus. Ma incredibile! Gol incredibile! Che gol fantastico! Hanno trovato la parità. E ha sfruttato alla grande questa occasione. È davvero difficile fare meglio di così. E da così lontano poi. Tutto molto bello. Bello spettacolo. Le squadre. Spero che il secondo tempo sia bello come il primo. Salva la sua porta. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Alessandro. Bonucci. Opta per il lancio lungo. Pallonetto. Palla filtrata per Higuain. Higuain! Un gol strepitoso! È uscito vittorioso da questo duello. Il portiere ha fatto il possibile, ma lui non si è fatto. Finisce così, non c'è più tempo. Una grande reazione da parte della squadra. Non si sono mai disuniti, nemmeno quando erano sotto nel punteggio.